Allora, siamo con Giacomo Angioloni, assessore all'innovazione del Comune di Bergamo. E in occasione della presentazione del nostro annual report, il senso insomma, della giornata è fare un po' un'analisi e tirare un po' le somme dell'anno che si è appena concluso. Per la sua esperienza a livello di assessore, come assessore all'innovazione nel suo territorio, quali sono i punti centrali di questo anno che si sta concludendo e soprattutto, guardando al futuro, quali sono le principali leve su cui lavorare nei prossimi mesi? Allora, noi siamo in un'amministrazione Bergamo che andrà a fine mandato nel 2019, quindi il 2018 è stato l'anno della raccolta. Abbiamo seminato in questi anni, è stato l'anno della raccolta interna nella struttura del comune, perché noi andiamo a realizzare, lo inaugureremo il prossimo 15 marzo, quindi ti do una notizia, il nuovo portale del comune, con inserito tutti i servizi online e quindi tutto quello che fino adesso si poteva fare con vari gestionali anche online ma in modo scoordinato senza una governance si riuscirà a fare in un unico luogo comodo per i cittadini anche come esperienza web. E quindi perché è stato l'anno della raccolta? Perché abbiamo lavorato con gli uffici dei vari settori per normalizzare l'esperienza web dei nostri cittadini. Noi abbiamo circa 30.000 accessi web a vari servizi, l'obiettivo è di arrivare a 60.000 in un anno, perché chiaramente quando poi si mette il cittadino di fronte a una cosa comoda, facile e utile, il cittadino decide di non prendere la macchina e di non venire in comune. Perché dico che è stato l'anno della raccolta? Perché provare a definire dei servizi web che possano essere a servizio del cittadino fa sì che l'apparato burocratico del comune debba un po' fare un passo indietro, quindi è stato anche un anno di contrattazione, perché magari il modulo per il cambio di residenza dell'anagrafe di Bergamo è più bello e i dipendenti sono legati a quel modulo e pensare di farlo su web vuol dire standardizzarlo e quindi eliminare dei processi burocratici. Questa è una scommessa che passa attraverso l'innovazione, perché è innovazione della PA, che dice una cosa fondamentale che è un po' il nostro mantra, che noi non dobbiamo essere burocratico-centrici e proceduralmente fissati sulle procedure, ma dobbiamo essere aperti al cittadino, che è il nostro mestiere. Sembra una banalità, non lo è, perché poi nella ordinaria amministrazione il rischio è che la pubblica amministrazione viva più al suo pezzettino di carta e al suo modulo e non all'interesse del cittadino per semplificargli la vita. Questa è un po' la scommessa.